Francesco Monte in esclusiva, le parole sulla sua storia con Cecilia è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierato del momento e l'argomento principale in materia di gossip. Di chi stiamo parlando? Alludiamo ovviamente a Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne risalito agli onori della cronaca dopo la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez, innamoratosi nella casa del GF VIP di Ignazio Moser. Per quanto possa essere doloroso, la fine di una storia con un personaggio famoso porta delle conseguenze, alle quali il ragazzo di Taranto sta andando incontro. Malgrado una voglia tangibile e lecita di abbandonare la questione Cecilia e voltare pagina, Monte è tornato sulla sua rottura, esprimendo i suoi pensieri a riguardo. Nonostante i tanti impegni in televisione, tra cui l'imminente partecipazione all'Isola dei Famosi, ha trovato un po' di tempo durante il quale ha concesso un'intervista al settimanale Nuovo, in cui ha affrontato il tema della sua relazione Cecilia. Scopriamo cosa ha detto. La fine di un grande amore, la verità su Cecilia e Francesco. Dopo l'uscita di Cecilia Rodriguez dalla casa del Grande Fratello VIP, tutti aspettavano l'incontro con Monte, per eventuali chiarimenti o per discutere di questioni rimaste in sospeso. A tal proposito, Francesco dice, non ho più niente da dirle. Ci vedremo solo per scambiarci le nostre cose, pensieri brevi ma insiti di significato. Parole che esprimono rabbia, delusione, amarezza, alla luce anche della persona con cui è stato rimpiazzato. Non è difficile immaginare che Monte non abbia una grande opinione di Ignazio Moser, sul quale si esprime dicendo, io e lui siamo totalmente opposti, mi chiedo cosa Cecilia abbia trovato in lui. Tornando all'episodio del confronto, che ebbe con Cecilia nella casa, dice, in quel momento ho sofferto molto, mi sentivo come quando venne a mancare mia madre, qualche anno fa. Dal progetto del matrimonio al doloroso addio, il racconto di Francesco. Quando si vive felicemente un amore, si iniziano a fare progetti sulla propria vita. Cecilia e Francesco incominciavano a pensare in grande, ad immaginare la loro vita insieme, per sempre. Matrimonio, figli, insomma non cose da poco. Qualcosa però è andato storto, si è spezzato l'incantesimo, quella magia, che soltanto loro potevano capire. Monte ha sempre amato e forse, dentro di sé, tuttora ama la Rodriguez, ma è tempo di andare avanti e di vedere cosa la vita ha in serbo per lui.